Uè ragazzi e bentornati nel rapporto di Stato Casa Base del 21 gennaio 2020. Quindi abbiamo capito che la Epic rilascerà questa specie di patch notes ogni settimana. Io vi invito solamente a lasciare un bel like sotto questo video per farmi capire se portare questo genere di episodi, per avvertirvi delle varie novità che appunto la Epic ci propone, eccetera eccetera. Quindi mi raccomando, solo un bel pollicione in su. Come va, eroi di casa base? Ecco qui le novità di Salva il Mondo di questa settimana. Gufo Nottambulo, senti la potenza del black metal. Gufo Nottambulo spara una freccia che cade nel tempo infliggendo danno moderato e impatto pesante. Danno, gittata e velocità aumentano con il tempo di carica, disponibile nel negozio settimanale dal 22 gennaio all'una di notte ora italiana, al 29 gennaio sempre all'una di notte, quindi disponibile nel negozio da domani per una settimana. Poi ci sarà sfida di Frostknight fino all'orlo, la tempesta diventa sempre più forte stando alle segnalazioni di Frostknight. I danni della tempesta sono in aumento e in avvicinamento rapido, rifornisci i tuoi bruciatori per mitigarne gli effetti. E come premio questa settimana avrete la scelta di un'arma del drago, penso proprio a vostro piacimento. Affronta la tempesta nella sfida fino all'orlo di questa settimana per sbloccare una delle 6 armi del drago. Wukong, è bello essere il re. Vantaggio standard, munizioni esplosive. Ogni 6 eliminazioni con armi a distanza attiva un'esplosione che infligge 37 danni base in un raggio di una unità. Mentre il comandante, sempre ogni 6 eliminazioni con arma a distanza, attiverà un'esplosione che infligge 111 danni base in un raggio sempre di una unità. Però attenzione, il Wukong vi darà anche il vantaggio squadra mantide volante, quello per effettuare i 2 salti aggiuntivi, quindi un totale di 3. E sarà disponibile il 25 gennaio all'una di mattina, ora italiana. Quindi non sarà rilasciata di giovedì, ma bensì di venerdì notte, tra venerdì e sabato. Pugno del drago. Questo è un pugno che picchia duro, un lento martello che infligge danni da fuoco con elevate capacità di respinta. Sprigiona l'attacco pesante, colpo sopra la testa, per infliggere danno aumentato e respinta. Sarà disponibile anch'esso il 25 gennaio all'una di mattina, ora italiana. Lama lunare. La potenza degli eroi del capodanno cinese e delle armi del drago, condensata in un piccolo lama. Disponibile il 25 gennaio all'una di mattina ora italiana, quindi avremo il nostro capodanno lunare appunto il 25 gennaio. Mi raccomando, state allerta se non avete le armi del drago, perché potrebbe essere un'ottima occasione per voi. Quindi, ricapitolando, in questa settimana abbiamo il gufo nottambulo, quindi l'arco del set black metal. Poi sempre questa settimana avremo la sfida che vi permetterà di ottenere un'arma del drago a vostra scelta. E invece nella notte tra venerdì e sabato, quindi proprio durante il capodanno cinese, perché in effetti il capodanno cinese è il 25 gennaio, avremo la possibilità di prendere il Wukong, il pugno del drago, e non ho capito se un lama lunare in regalo a testa o verranno sostituiti addirittura i lama. Penso proprio che sarà un piccolo lama in regalo. Comunque questo è quanto. Io raga per oggi non posso aggiungere altro, purtroppo le patch notes sono quello che sono. Io vi ringrazio di essere arrivati fino a qui a guardare il video, noi ci vediamo alla prossima, bella bella!